Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi è sabato 10 agosto e noi stiamo andando, iniziando a fare i nostri giri per andare a prendere tutte le cose visto che martedì partiamo e quindi abbiamo un po' di cosette da comprare. Sto prendendo la mia lista, mi sono anche preparata, sono super sportiva, andiamo al Decathlon e quindi mi sono sentita in questo mood. Invece lui è super elegante, infatti, cioè, io sfiguro in sostanza. Però vabbè, e quindi iniziamo a fare le nostre commissioni e ci aggiorniamo mentre le facciamo. Prima meta sicuramente il Decathlon. E questo qua, ahia! Lo lascio, beh. Questo è il mio outfit, ho questa maglietta dell'Adidas che ho comprato alla Decathlon insieme a un altro po' di cose. Poi ho questi shorts di jeans di Zara che hanno tutte le perline anche qua sul retro, le Vans, le mie immancabili Vans che sto amando profondamente, e il cappellino della Nike invece che ho preso su Amazon. Ho fatto questa mezza coda e mi sono anche leggermente truccata per non sembrare una scappata di casa, visto che sono sveglia da 3 ore o più di 3 ore, 4 ore già, e quindi partiamo e andiamo a fare le nostre commissioni. Ci siamo fermati a fare colazione in un bar e adesso stiamo andando al Decathlon, anzi siamo quasi arrivati, e quindi andremo a comprare un pochino di cose. Io mi sono ovviamente portata la mia lista e ho scritto le cose anche per lui perché sennò tanto se le dimentica. Quindi fortuna che ci sono io, sì, modestamente. E quindi adesso entriamo, siamo arrivati. E primo giro al Decathlon completato. Ci siamo stati 2 ore, non sto scherzando, praticamente 2 ore dentro. E però siamo usciti con un buon bottino, con anche la carta di credito che piange, ma un buon bottino. Almeno la mia carta di credito piange più della tua, non ho capito perché alla fine. Però dettagli. Adesso dobbiamo andare invece in un centro commerciale che c'è qua vicino, perché ci sono due o tre negozi che devo fare io, perché voglio andare a cercare il drone, cioè vorrei vedere se c'è un mini drone da portarci in vacanza, ma giusto così per giocare poi fondamentalmente, perché non vogliamo spendere tanto. E poi appunto cercare le guide se le trovo sempre, perché andremo anche in Austria oltre che in Trentino, e quindi volevo cercare le guide. Comunque dopo vi faccio vedere tutto, tanto quando torniamo a casa. E rieccoci qua a casa, ragazze. Vi faccio un po' vedere le cose che ho comprato. Allora, una è su Amazon e ho preso questo drone, qua vi compariva la foto, che si chiama DJI Tello. È un drone molto entry level, è piccolissimo, cioè è grandino così tipo, ma noi volevamo giusto per provare. Infatti ne parlavo anche con una ragazza su Instagram che mi consigliava altri droni e tutto, è stata gentilissima oltretutto. Però le ho detto che io volevo spendere, perché va fuori fuoco, che io volevo spendere un pochino meno, anche perché non so quanto lo useremo effettivamente, quindi volevo fare una prova, vedere se è una cosa che mi interessa. E poi sono stata al Decathlon e ho preso un sacco di cose per la montagna, infatti vedete un po' qua tutte le cose, adesso ve le faccio vedere. E poi ho preso anche, tadà, la guida dell'Austria, perché ok, vi stavo dicendo che andremo in Vallorina 8-9 giorni e poi andremo a Innsbruck in Austria. Non capisco se sono a fuoco o no. Boh, vabbè. Comunque ho preso un po' di cose, ho preso innanzitutto due pile, ho preso alla Decathlon queste cose e ho anche lo scontrino per dirvi i prezzi. Allora, il primo è questo qua, grigio, semplice, che ha però la cerniera fino in fondo e anche le due taschine con le cernierine, così, semplice, semplice. E questo qua l'ho pagato 15 euro, quindi questa, mentre quest'altro qua, che è un po' più leggerino, e tutto era in saldo e l'ho pagato 5 euro, se non mi sbaglio. Sì, 5 euro, 4,99 euro. Questo qua non si vede bene il colore. È più come si vede qua in alto. Ecco, è bello, un blu bello acceso.
Poi mi fanno un caldo pensare di mettermi i pile. Poi ho preso due paio di questi pantaloni, uno per me e uno per una mia amica, uguali perché tanto abbiamo la stessa taglia, che sono i classici pantaloni della Domios, che però è cambiata la scritta Domios adesso è qua, a tre quarti, pinocchietto diciamo, per sempre da usare in montagna, quelli in tessuto più tecnico e poi li useremo anche in palestra. E qua c'è l'altro paio uguale. E poi ho preso il poncho, e io ho preso quello più basso, fino a quelli fino alti 1,56, diciamo io sono 1,64, però ho preso questo che vedete è fatto in questo modo qua, serve per quando piove così non ci si lava proprio del tutto. E poi ho preso questa bellissima, non tanto per andare in montagna quanto più per la palestra, è da uomo, ho preso una M perché c'era solo la M, ed è appunto questa canottierina che alla fine non è proprio fatta in felpa, è molto leggera, tipo gazzata, e che è fatta così, fino giù, e poi ha il cappuccio, però è bella aperta qua sul lato, e quindi mi piaceva un sacco anche per la palestra, è una M da uomo. E infine, quella cosa per cui ho praticamente, infine, sì. Infine, che è poi la cosa per cui ho speso di più, perché questi costavano 40 euro, oltretutto erano in sconto invece che tipo 59, se non mi sbaglio. E sono questi pantaloni da montagna, sono esatto grigi scura, hanno già la cintura incorporata, hanno un sacco di tasche, soprattutto con le cerniere, e diventano corti, quindi si possono aprire, guardate. Si possono aprire qua e diventano dei pantaloni corti, o se no lasciare chiusi, appunto sono pantaloni lunghi. Sono quelli in tessuto oltretutto tecnico da montagna. La marca è questa, cioè sempre presi poi lì alla Decathlon. E mi piacevano un sacco, c'era anche la versione maschile, arrivano fino in fondo. Oltretutto si può se no accorciare tra virgolette a tre quarti, così. Perché c'è il bottoncino sul lato e l'elastichino dentro i pantaloni. Si possono, vedete, accorciare arrotolandoli così. Se riesco. Oh, issa! Ecco. Vedete, diventano un pochino più corti. E niente. Quindi adesso poi vorrei girare il video, quello dove facciamo la valigia insieme. Se riesco. E vi aggiornerò, diciamo così. Stasera andiamo a mangiare una pizza con la Mille e Corra, che ha un pancione gigante, la Mille, che ormai dovrebbe cioè ha la scadenza. E quindi andiamo intanto a mangiare una pizza sperando che il bimbo prima o poi nasca. E quindi adesso io mi metto a sistemare un po' queste cose, un po' a preparare le cose da mettere in valigia, così se riesco inizio già a prepararla e inizio magari anche a registrare il video. Ah, ecco, e vi metterò anche qua dopo delle clip di un altro vlog che avevo registrato ma che alla fine non ho mai pubblicato perché è passato troppo tempo, ma non so cosa che problemi abbia con il fuoco oggi. Boh. E che alla fine non ho mai pubblicato, ve le metterò qua che vi faccio vedere un bel po' di cose che ho comprato ultimamente e quindi ho pensato di farvele vedere così e poi niente, non penso che farò vlog in queste vacanze, anzi di rilassarmi. Ah, scusate, era suonato il telefono ed era mio fratello che è in vacanza. E ho appoggiato intanto tutta la roba lì, sto accendendo il Mac che devo finire di montare un video che voglio caricarlo per domani. E quindi aspettiamo che si accenda. E vi dicevo che vi metterò le clip dell'altro vlog qua. Però mi taglio la testa e non posso stare sempre piegata così, sempre ingobbita. Ok. E vi metterò appunto le clip dell'altro vlog con le altre cose che ho comprato. Ho comprato un po' di cose da Kiko, un po' da Stradivarius. Ho comprato un nuovo paio di scarpe. E probabilmente ne comprerò un altro.
E ho finito ieri di fare da babysitter e di lavorare, quindi scusate un po' l'assenza, ma le mie giornate erano riempite da quello. E ho saputo l'incarico che avrò a settembre, di cui sono super contenta perché finalmente sarò un'insegnante di sezione. Yuppie! Festeggiate con me. E appunto, questo è quanto. E poi, oltretutto, volevo rispondere anche ai commenti che ci sono stati sotto l'altro video che non ho ancora. A cui non ho ancora risposto e quindi voglio fare un po' tutte queste cose. Poi devo preparare un po' le cose da mettere in valigia. Oggi vado a prendere delle cose da Caddis che mi devo portare dietro, tipo bagnoschiuma, shampoo, queste cose qua. E quindi devo fare un po' di giri ancora. E poi direi che le cose della lista le ho prese quasi tutte. Vediamo. C'ho la mia penna unicorno. Vediamo le cose che sono riuscita a fare. Allora, questo devo farlo e questo anche. E sì, devo farle. E il drone l'abbiamo preso, quindi fatto. Guida viaggio prese, fatto. Fatto. Quattro cose su 10, 11, su 11. Fatto. La spesa è l'unica cosa che mi manca. Questo qua l'ho fatto, queste le ho prese e appunto devo andare a fare questi altri due giretti qua in farmacia per prendere i medicinali che mi porto sempre in viaggio e poi appunto gli elastici, il dentifricio, salviettine intime, bagnoschiuma, shampoo, cerotti, queste cose che sono indispensabili. Si è acceso, quindi finisco di montare il video che voglio caricarvi, che è un video haul con i saldi, e poi monterò anche questo, già che ci sono, e poi devo preparare le macchine foto e tutto, un sacco di cose. Ok ragazze, sono appena tornata a casa, siamo andate a fare un giro per i negozi che dovevo restituire alcune cose che vi ho fatto vedere nell'haul perché non mi piacevano indosso alla fine come stavano e quindi le ho portate indietro. E ho preso delle altre cose, comunque quei soldi lì mi verranno riaccreditati. Ho preso delle cose da Kiko che dovevo prendere fondotinta e questo genere di cose qua. E ho comprato un paio di scarpe che mi metterò stasera. E poi ho comprato anche delle altre cose su Amazon. In realtà ho comprato tipo il cappellino. Voilà. E poi ho preso appunto un altro portagioie che è quello lì bianco che si vede perché non ci stavano tutte le cose in quello piccolino. E appunto ho preso un po' di cose che magari adesso vi faccio direttamente vedere qua così non sto a fare un video haul. Allora, ecco qua, devo stare un po' piegata. Comunque ho preso questo cappellino della Nike su Amazon e l'ho pagato tipo 16 euro. È un semplicissimo cappellino nero con lo stemmino così. Non mi sta particolarmente bene, ma non sto particolarmente bene con i cappelli. Però l'ho preso anche per andare in montagna e tutto. Così. E poi, appunto, altra cosa che ho comprato è questo portagioie, che è fatto in questo modo. Si apre così, ha due cassettini e dentro ci ho messo un pochino tutti i miei gioiellini. Ci ho messo qua i braccialetti e qua le collanine. E quindi anche questo ho pagato 20 euro sempre su Amazon, è arrivato in pochissimo tempo, anche la chiavetta per chiuderlo nel caso. Poi sono andata da Bimbo Store perché una mia amica appunto aspetta un bimbo che dovrebbe nascere a giorni ormai, in questi prossimi giorni, e abbiamo preso il regalo per lei che deve arrivare perché non era disponibile e quindi appena arriverà mi chiameranno così lo vado a prendere e poi glielo porterò. E poi oggi ho fatto un po' di shopping, ho preso appunto un paio di scarpe che sono le Huarache. Se le sta tuonando. Ho preso queste qua, sembrano tipo delle scarpe da bambino, viste così, sono piccolissime. Comunque sono le Huarache della Nike. Le ho pagate invece che 120 euro circa, 59. Quindi erano in sconto. Ho preso quelle bianche e nere, semplici come piacciono a me le scarpe. E appunto sono queste qua fatte un po' a sorta di calzino, diciamo. E le ho provate, mi piacevano un sacco, quindi le ho prese. Ho preso questa felpina carinissima di Stradivarius che ho pagato invece che 20 euro 5,99 euro
felpatina e ha questo cuoricino qua davanti, e quindi questo inverno ma anche da portarlo in su in montagna va benissimo. Poi ho preso questo vestito sempre da Stradivarius che avevo già adocchiato su internet che mi piaceva e lì mi sono convinta a prenderlo. È bianco, abbastanza lunghino e semplicissimo, così ce l'ha la S e l'ho presa. Mi sta così e ha questo elastico in vita che dietro è un pochino aperto, ecco, non so poi effettivamente indosso quanto stava aperto, però lo scopriremo quando lo indosserò. E questo costava 29 € e l'ho pagato 12,99 euro. E poi appunto da Kiko ho preso quattro cosine. E oltretutto mi hanno dato un buono di 10 euro da spendere ad agosto. E questi qua ho preso un rossettino che è degli Smart Lipstick, no, sì, Smart, e il 407 che è quello che ho indosso in questo momento. Così super semplice, che sono quello che è quello che io tengo sempre in borsetta da darmi tutti i giorni. E quindi adesso posso anche poi metterle nel cassetto queste cose in realtà. Poi mi serviva la terra, mi tolgo le scarpe, scusate, e mi serviva la terra. Allora c'erano queste qua in offerta che sono belle grandi di un'edizione limitata Beyond Limit Maxi Bronzer, appunto. Ho preso la colorazione 02 e 01 che sono la 02 Active Sienna e la 01 Essential Honey. Adesso ve le apro e vi faccio vedere, così butto via anche le scatole. Ok, il pack è così. Questa qua è la 02, che è opaca ed è un colore, vedete, un po' più scuro. Così. E poi ho preso la... Mi drizzo un po' perché sennò mi viene mal di schiena. La 01 invece che penso possa farmi anche da fondotinta per quest'estate, che è appunto questo qua. Così. E poi ho preso proprio il fondotinta, così, che ha la del Ocean Feel, che ha il fattore di protezione 50, quindi ottimo. E ho preso la colorazione 05 Almond. È tutto impacchettato ancora. E si presenta in questo modo. E la colorazione è questa. Penso che per me, non so quanto si vedrà, così possa andare bene. Non dovrebbe vedersi troppo lo stacco perché ho finito i miei fondotinta. E quindi questo è un po' tutto quello che ho comprato. Adesso sto aspettando la mia amica Giada. Ah no, c'è un'altra cosa che dovrei farvi vedere che ho comprato, ma un po' impossibile. Magari la vedrete su Instagram in qualche foto così perché ho preso un nuovo gonfiabile perché Filippo il fenicottero ci ha abbandonato, si è bucato e si è sgonfiato ed è irriparabile. E quindi perché ha un buco grosso così. E quindi così. Ecco, mi è venuta in mente altra cosa che dovevo dirvi, che secondo me sono stata interrotta proprio su quello, e che la nostra vacanza appunto andremo 7-8 giorni in Valle Orina, 8 giorni, e no, sono 8 notti, quindi 9 giorni, e in più andremo a Innsbruck altre 3 notti, perché abbiamo deciso di allungare un po' la vacanza e quindi andremo su in Austria, visto che siamo già lì in Trentino e andremo anche lì. Ed eccoci qua ragazzi, è passato un po' di tempo, scusate le condizioni, ma mi sto preparando per uscire. Ho messo anche un bel mollettone qua per tenere fermo il ciuffo che in teoria mi sono appena fonata, se questi baby hair decidono di stare fermi. E mi trucco e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ed eccomi qui, allora mi sono preparata, appunto ho semplicemente fonato i miei capelli lisci con questo ciuffo un pochino a ciuffo finalmente. E sono lisci, solo che sto sudando, quindi si arricciano sotto. Poi ho messo questo vestitino di Zara che ha qualche anno, è un vestitino pantalone perché sotto il pantaloncino, quindi una salopetta, ecco, diciamo. Poi ho messo i miei soliti sandali che sì, The Gustibus, a me piacciono un sacco, e la mia borsettina di Michael Kors, dove ci ho già messo dentro tutto, manca solo il telefono.
e poco altro. E volevo farvi vedere un pochino i trucchi che ho usato. Vabbè, come correttore ho usato il Perfect Match di L'Oreal e Accord Parfait, ecco. Nella colorazione sto usando la 4N, yuppie, sembro quasi abbronzata. Poi ho quasi finito il mio fondotinta di Deborah, New Skin, questo nella colorazione 03 mi pare. Poi ho usato come illuminante il Mary Luminize, come terra questa qua di Kiko, sempre che sto finendo anche questa. Mascara ovviamente il Better Than Sex, che è quasi finito purtroppo. Poi per gli occhi ho fatto un match di queste tre palette. In realtà ho usato come ombretti nella piega 1 e 1-2, che sono Honey e Narrative. Ho fatto un mix tra i due. Poi sulla palpebra mobile ho usato questo qua, che si chiama Crème Brûlée dalla Chocolate Bar, e dalla Semi Sweet Chocolate Bar nell'angolo interno ho usato questo, che è Pink Sugar. E poi come blush, ovviamente ho usato questo che mi pare sia Climax. Ah, non c'è scritto, sì, è Climax. No, questo è Climax. No, Climax è questo, è sempre, vabbè, di Mulac, che l'ho quasi finito, e anche il mio illuminante preferito, quasi finito, che questo è Glowgasm, e ormai... Cioè, ci ho fatto il buco, diciamo. E poi basta, direi. Sì, spugnettine. E direi che è tutto. Ho usato solo queste cose qua. Ah, e come lucida labbra ho usato After Sex di Nabla, degli Shine Theory Lip Gloss. Adesso esco, che il mio amoroso sta venendo a prendermi, e andiamo a cena con la Mile e Colla. Ragazzi, io sono tornata a casa, adesso sono a letto. Abbiamo mangiato una pizza e ci hanno praticamente spellato vivi a mangiarla. Cioè, è stata la pizza più cara della storia. Abbiamo speso più in bere dell'acqua e delle birre che in altro. Comunque fa lo stesso. Io adesso vado a letto e direi che ci vediamo domani, che proseguiamo il video.